potrebbe fermare quell'affare? Norman Jaden, FBI. Ha un minuto per me? Ti ascolto. Possiamo entrare? Cerco il proprietario di una Chevrolet Malibu blu dell'83. Non mi interessa come ha avuto l'auto, se gliel'hanno portata o se l'ha rubata. Voglio solo sapere chi l'ha comprata. Spiacente, amico, ma non me lo ricordo. Ho davvero una pessima memoria. Forse posso aiutarla a ricordare. Se dovessimo scoprire che ha venduto l'auto all'uomo che cerchiamo, per lei ci sarebbe un bel soggiorno omaggio dietro le spalle. Cosa stai cercando di spaventarmi? Non so di che diavolo parli. Quindi smamma. Perché c'è del sangue qui? Le tracce di sangue portano alla vasca dell'acido. Stessa marca di pneumatici dell'auto che sto cercando. La macchina del killer si trovava qui. Numero 42. Direi un cliente. Impronte. Forse di Mad Jack. Commento hai. Tracce di polline di orchidea nell'aria all'interno del garage. Non è l'auto che sto cercando. Numero 45. Deve essere di Mad Jack. Tracce di vernice blu, le stesse tracce di pneumatici. Non ho dubbi,
La macchina del killer si trovava qui. Mi hai beccato, mister. Ecco la mia versione. Quell'auto mi era venuta proprio benino. L'avevo verniciata con un blu pericolo, in onore di quel pericoloso figlio di puttana che la guidava. Mani sulla testa, sbirro. Non ho nessuna intenzione di perdere tempo. Adesso io e te ci andiamo a fare un bel discorso. No, negativo, progetto dell'FBI. Non provarci. Adesso comando io. Dimmi tutto quello che sai sull'uomo della macchina blu. Affanculo, stronzo. Non ho tempo da perdere, Jack. Voglio sapere di chi è quella macchina. Non me ne frega un cazzo di quello che vuoi. Non faccio la spia. Ammanettami e finiamola qui, ok? Ultima chance, Jack. Non complicare le cose. E cosa mi farai? Non hai gli occhi da assassino, allora? Gli ammanetti? Ti piacciono i fuochi d'artificio? Scommetto che quei serbatoi farebbero un gran bel botto. Affanculo, lascia stare i serbatoi! Diremo che è stato un incidente. O meglio, io dirò che è stato un incidente. Perché tu non sarai in grado di parlare, sai? Gran figlio di puttana, tu sei tutto suonato! Io non so nulla di quel tizio. Voleva che mi sbarazzassi della sua carretta in cambio di una nuova contarga falsa. Ha pagato in contanti e io non sono il tipo che fa domande. E ha detto di far sapere a un tipo, un certo Parker del Blue Lagoon, quando la macchina sarebbe stata pronta. E questo è quanto! Continueremo questa conversazione alla centrale. Sei in arresto. Hai il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi... Qualsiasi cosa dirai potrà essere... Ehi, che tu abbia un problema, amico. Adesso nell'FBI fanno entrare anche i tossici. Oddio, benedica l'America. Adesso ti aiuto io a darci un taglio con quell'armaccia, signor Spiro. Per sempre. Thank you.
Ha 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 ha!